Sea-Watch, scatta il divieto di avvicinamento. Cinema in lutto, è morto Franco Zeffirelli. Lo sfogo di Amanda, trattata da mostro, volevo suicidarmi. Scatta il divieto di avvicinamento, ingresso, transito e sosta nelle acque italiane per la nave Sea-Watch 3 con a bordo 52 migranti soccorsi nel Mediterraneo e da 2 giorni al confine delle nostre acque territoriali. Ma dalla ONG fanno sapere che mai riporteranno i migranti in Libia. La Libia non è riconosciuta come porto sicuro e avvertono: commetteremo un crimine per cui l'Italia è già stata condannata, quello del respingimento collettivo. Noi non intendiamo farlo. È morto oggi a Roma, nella sua villa sull'Appia Antica, Franco Zeffirelli, il regista fiorentino allievo di Luchino Visconti, che spaziava tra cinema e teatro e opera. Era nato nel febbraio di 96 anni fa. Il maestro era malato da tempo. Le sue spoglie riposeranno nel cimitero delle Porte Sante di Firenze. Si è scagliata contro la stampa, che l'ha dipinta come un mostro, la polizia a cui serviva un colpevole e gli italiani che ancora pensano che io sia cattiva. Amanda Knox si è sfogata così nel suo intervento al Festival della Giustizia Penale di Modena, ripercorrendo la vicenda giudiziaria che l'ha vista coinvolta. Quando ero in carcere ho pensato al suicidio, ha ammesso tra le lacrime e ha espresso il desiderio di incontrare in un faccia a faccia il PM Giuliano Minnini. Hong Kong ha deciso di rinviare a data da destinarsi la controversa legge sull'estradizione verso la Cina, che aveva scatenato scontri e aspre critiche nel paese. Lo ha annunciato la governatrice Carrie Lam, assicurando che il governo sinceramente e umilmente accetterà critiche e cercherà di migliorare. E questa era la nostra ultima notizia. Per tutti gli aggiornamenti potete sempre consultare il sito della DN Kronos. Grazie per averci seguito e arrivederci.